Gioacchino Alfano è sottosegretario di Stato alla Difesa, siamo qui per un importante convegno che vede la presenza anche del Ministro. Intanto si discute qui a Palazzo Zappata, siamo a Napoli, anche di mezzogiorno e di questa attesa di un nuovo rinascimento. Da tempo ormai si dice che la rinascita del Paese, il rilancio se vogliamo del Paese, l'uscita dalla crisi passa per il Sud. Ce la faremo, è il tempo giusto, ancora latita la politica verso questa parte del Paese? Allora, questo è un palazzo dove si respira la voglia di recuperare il ruolo del mezzogiorno, anche se questa è una sede dove si formano ragazzi per il mondo, però possiamo sicuramente ritenere che qui spesso si parla di mezzogiorno. Il tema qual è? Il tema è che la politica regionale delle regioni del sud alimenta troppo le frizioni individuali e le contrapposizioni. Stamattina ho fatto un giro alle industrie aeronautiche campane. Noi tutti sappiamo che il futuro, tra le opportunità che ne abbiamo, c'è l'aerospazio, c'è l'aeronautica per la parte che sto seguendo, quindi tutto il mondo riguardo all'aviazione è sicuramente un mondo attualissimo. Non parliamo poi dei satelliti, del mondo dello spazio inteso come luogo dove tu posizioni tecnologie indispensabili. La Campania, per parlare della Campania, in questo è fondamentale, però c'è troppa contrapposizione, quindi il mezzogiorno deve cambiare l'alleanza fra i reparti e la politica deve fare la sua parte. Troppo spesso vogliamo sempre distinguerci per differenza di posizioni politiche, per differenza di posizioni cittadine, ci sono troppe contrapposizioni, quindi io spero che in questi prossimi anni i politici possano diventare i protagonisti di una riforma culturale. Faccio una battuta qui: il ponte dello Stretto. Sì. Io ho fatto sindaco 10 anni e quindi è ovvio che molti ritengono che il ponte sullo Stretto può diventare tanto un'illusione, un'occasione persa. Ma anche in questo, il mezzogiorno, perché non distingue un'opportunità che potrebbe essere il ponte rispetto a altre infrastrutture che pure servono, cioè addirittura una competizione fra infrastrutture. Vero. Solo al sud si possono inventare queste cose. Molto cioè vero. Io ti chiedo, se sei disponibile a un'infrastruttura, tu prima di parlare di quella parli di un'altra. Questa è una cosa tutta meridionale che va risolta. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire, servono infrastrutture, alta velocità, le infrastrutture viarie, però serve anche un mezzo, uno strumento, chiamiamolo strumento, di collegamento fra la Calabria e la Sicilia per creare quel legame territoriale che ci fa diventare visibili in tutto il mondo. Un'ultima domanda, visto che ha accennato anche al tema dell'infrastruttura, siamo ospiti anche dell'Università Telematica Pegaso che da Napoli è partita, 58 sedi in Italia, un vero successo italiano, ormai guarda al resto del mondo. Ecco, quanto la telematica, l'innovazione anche nel mondo della formazione può contribuire a risvegliare questo paese? Complimenti alla Pegaso, perché è per me motivo di vanto. Ogni volta che io chiacchiero un po' con i miei colleghi parlamentari delle diverse regioni d'Italia, è ovvio, utilizzo, oltre a essere tifoso del Napoli, però utilizzo cose che hanno un effetto immediato. La Pegaso sicuramente in questo ti aiuta. E da qui possiamo dire che la missione che ha l'Università Pegaso sull'utilizzo di questa tecnologia è il futuro. Cioè, paradossalmente qualcuno la vuole a volte far diventare una tipologia di formazione che si aggiunge, invece no. Io posso testimoniare anche personalmente che quella invece è il futuro, perché è ovvio che la formazione degli studenti e di chiunque deve formarsi è sicuramente legata ai luoghi, ma deve essere costante. Per essere costante ognuno di noi ha un telefonino, ognuno di noi ha una tecnologia, deve essere messo in condizione di mantenersi in contatto continuamente con il tuo docente, se è docente, o il tuo formatore. E quindi io sono sicuro che questa è un'eccellenza e va difesa. Pegaso. Molto più di un'università.